popolari. In tutto sono quattro i possibili arrivati alla segreteria federale a scegliere il vincitore come la bando pubblicato sul sito della FISP è stata una giuria composta dal professor Bernardo Nardi, presidente del Centro Studi Giochi Storici, e da Fausto Grugnoni, faentino, esperto storico, nonché dalla presidente Antonella Palumbo, presidente della federazione. Il palio è stato realizzato, il bozzetto vincitore, quello di Stefano Palermo, il palio appunto che abbiamo visto entrare poco fa in arena, una composizione impostata su uno schema simmetrico con lo sbandieratore in alto al centro di un podio ricoperto di stoffe, in basso tamburini e chiarine con costumi riccamente colorati. Lo spazio dell'opera è impreziosito da marmi colorati, tappeti e tessuti. In una breve lettura iconografica si riconoscono gli elementi con la veduta medievale della città di Ascoli, che ospita appunto la tenzone, due cavalli marini che caratterizzano proprio la piazza dove si sta svolgendo questa sera la cerimonia di apertura dei giochi, insieme ai cavalli appunto che sorreggono un tappeto dorato. Il cielo è poi testimone principale, simbolo di luce e mutevolezza, come i movimenti delle bandiere. Tutto questo con ovviamente il applauso all'autore del palio di questa tenzone aurea 2017, Stefano Palermo.